dico a tutti tranquillamente, di diretta, e così se mi accettano bene, se no no. Sono Viola, ho quasi 12 anni, vengo da Roma e io sono una ragazza transgender che sta facendo il percorso a Careggi di Firenze. Io sono Zoe, ho quasi 15 anni, vengo da Milano, però da poco mi sono trasferita a Roma e mi piace molto il trucco in make-up. Già da 3 anni ho detto a mia mamma che non mi piaceva il genere in cui ero nato, perciò ho voluto chiederle se c'era una soluzione e poi a 9 anni abbiamo trovato la soluzione del Careggi. Avevo 12 anni e nell'estate a giugno mi sono fatta forza e ero chiusa in camera, come sempre, perché la mia camera era il mio posto sicuro dove potevo essere la persona che volevo. E ho chiamato mia mamma. Lei si è seduta sulla sedia e io sul mio letto e gli ho detto: io non mi sento uomo. E lei si è messa a piangere e mi ha detto: l'ho sempre saputo. E questo mi ha rassicurata molto perché mi ha fatto sentire capita che non ero giudicata. Quando sono andata al Careggi mi hanno salvato la vita perché io ad un certo punto l'avrei fatta finita perché vedere il mio corpo cambiare nel genere in cui non volevo, cioè, mi stava distruggendo. E la triptorellina mi ha aiutata tantissimo perché mi ha bloccato la crescita dei peli, la crescita del pomo d'Adamo, le erezioni al mattino e questo mi ha salvato tanto perché sennò io ero continuamente chiusa in camera. Raccontare il mio percorso non è facile, però non nel modo che mi vergogno di dirlo, perché la persona che ero prima, anche se sono sempre stata Zoe, però all'apparenza degli altri, mi ha fatto soffrire tanto, cioè ho sofferto tanto e quindi adesso che posso essere la persona che voglio, cioè io non lo vado a dire, io dico sono Zoe e racconto molte altre cose della mia vita che non c'è solo essere trans. Non la racconto anche perché le persone sono molto ignoranti su questa cosa e potrebbero vedere una persona che si chiama Zoe, non che è Zoe. Io la dico a tutti tranquillamente, di diretta, e così se mi accettano bene, se no no.